I guardiani stanno in giro. Vuol dire che Don Enriquez è ancora sveglio e bisogna aspettare. Ma non tarderanno a dormire e noi lasceremo questo lurido posto.
Io l'ammazzo. Io l'ammazzo! Stai zitto! Non è lei che se non avrà anche lei! Io l'ammazzo quel bastardo! Zitto, ora rovini ogni cosa! Devi mantenere la calma. Non serve ammazzare gli altri. Non serve a niente. E poi? E poi, tac, come un fulmine. Io mi fermo di scatto. E lui che mi inseguiva, paf, nella vasca con tutto il vestito. Era così buffo. Scacco lui. Basta. Ma... andate altrove. Sono troppo attaccato a mia figlia. Se Charlie vuole sposarla, deve vivere qui. È una bella terra, questa. Mio figlio ha i suoi beni in California. Dal momento che intende sposare Maria Carmen, il suo bene migliore sarà mia figlia. E poi, tramutate il terreno e le mandrie in dollari. C'è di che investire capitali qui. Versaci da bere. Bella ragazza, chi è? Una prima notte. Muoviamoci. A San Juan, Fernando troverà per tutti voi qualche lavoro. Madre mia. Asunción. Vai, escondios, figlio. Thank you.
Fermi! Ah! No! L'avete ucciso! È stata una fuga! Uno è morto! Inseguiamoli! Avanti! Assunzione, non ci prenderanno. Ancora un poco. Là, su quelle rocce. Arcuri laggiù, verso le grotte! Muovetevi, prima che cominci lo spettacolo! Ignazio! Ignazio! Figlio mio! Ignazio! Don Enrique,
Com'è possibile? Non si ammazza così la gente, senza un tribunale. Questa non è giustizia. Non occuparti di cose più grandi di te. Ma, papà... Ora basta! Sei qua, salga. Grazie. La verità. La verità non è quella che crediamo di conoscere. Dio è la verità. Il solo mezzo. Thank you.
Fernando, ma come ti sei alzato? Vattene. Fernando. Oh, madre. Oh. È la violenza, che sta altrove. La verità che dobbiamo conoscere è nelle parole di Cristo. Ignacio, Alvaro, Asunción e Juan, bambini. Stupidi bambini! Ho fatto bene a venir via dal Messico, quando era il momento. Una vita assurda quella. Inutile. Tu, Ignacio e Asunción, dovevate venire con me. Quando era il momento. Fernando. Fernando! La mia gente, il Messico, mio fratello, te, mia sorella. La nostra gente ha bisogno di un uomo forte, un condottiero. Per far che? Io andrò solo a uccidere, come hanno ucciso mio fratello, mia sorella e i miei amici. Tua sorella? E tuo fratello? Non vorrei perdere anche te, senza ragione. Tornerò. Fernando. Che Dio t'accompagni, figlio mio. Salve. Fernando, è un'ora che ti aspetto. Guai, amico. Verrò con te. Sono affari miei.
Vengo con te, Fernando. D'accordo. Vuoi andare? Documenti. Ho detto documenti. Calma. Sta tranquillo, ombre. Avvicinatevi, su. Oggi è domenica, giorno di letizia, giorno di festa. Questo pane è per voi. Fernando. Vieni fuori, amico. Pablito. Fermati tu. Vieni fuori, bastardo, o ammazzi il bambino. Hai sentito? Esci, ho detto. O ti arrendi o ammazzi il bambino. Ti do pochi secondi. Ma com'è possibile? Conterò fino a 10. Se non uscirai, il bambino morirà. 1 2 3 4 5 6. Fernando, non puoi far uccidere un bambino. 7 8 9.
Ross, Fernando! L'amore, amico. Una cosa meravigliosa. Sì, molto tempo, Fernando. Mi dispiace tanto per tua sorella Assunción e per Ignazio. Su questa terra non cambierà mai niente. La gente è sempre la stessa. Anche tu, Fernando, non sei cambiato. O forse sì. Forse. Perché sei tornato? Per la stessa ragione per cui me ne sono andato. Tutto cambia col tempo. Deve essere così. Anche per il Messico. Avrete fame? Vi preparo qualcosa da mangiare. Cipriano? Cipriano. Che ne è di lui? Dobbiamo vederlo. È diventato un bandito, uno che ruba anche alla povera gente. Dove posso trovarlo? Alla locanda del Sol, forse. Bueno, andiamo a trovarlo. Io vi accompagno. Vengo con voi. L'ho trovato qui fuori. Ci spiava. Lo dobbiamo uccidere. Certo. Chi è contro di me deve morire. Portatelo via. Da bere per tutti. Bravo, Ramirez. Sei stato in gamba. Ti ci vuole un premio. A te. Via, via questa roba. Ecco Cipriano. Fernando, sei tornato, ombre. Sono tornato. Mio amico. Cipriano. Trovo diverso.
Davvero? Sei cambiato. Sì, sono cambiato. Guarda, guarda cosa sono diventato. Il nuovo signor del Messico. Pedro, tequila per me e per il mio amico. Ecco qua la tequila. Alla salute. Grazie. Sei venuto per me o per i pesos? Sono venuto per mia sorella Assunción e per mio fratello Ignacio. E per il Messico. Già, erano due ragazzi. Ma io cosa posso fare per te? Mi occorre della polvere da sparo, armi e munizioni. Vuoi fare la guerra? Io non voglio la guerra, però se i messicani non mettono fine a questa oppressione adesso, non potranno più farlo. E non ci sarà mai più un popolo messicano. Il popolo deve ribellarsi. Non ne ha i mezzi, né le possibilità. Ha la sua forza nel numero. Avremo bisogno di tutti. Ma io sono... Tu sei un messicano, un peone. E niente di più. Sei un messicano come lo è Paco, come lo sono io. Come lo sono gli altri. Non sono un peone. Ecco cosa sono io. Uno che spara. Questo è il mio peone. Va bene, Fernando. Avrai armi e polvere. Vamos. Ecco le armi, amico. Ma gli uomini? Molti peones verranno con noi da Saltillo, Delicias e Parral. E cosa gli dai da mangiare? E come li paghi? Non dobbiamo pagare nessuno. Chi è con noi, vive con noi. Le faccende, amico, queste sì. È là che dobbiamo andare. Non si può parlare così, non si può rubare. È sbagliato, Cipriano. Dobbiamo aspettare altri che vengano con noi. E quando saremo molti, allora agiremo, amico. Le armi servono per questo. Ora è meglio separarci tutti. Vamos, Paco. Fernando, copriti. Gracias. Adios. Allora, vuoi parlare? Rischi di morire tu e i tuoi bambini. Dov'è Cipriano? Alla locanda del sole. Mettilo in cella. Marisol, dov'è Marisol? Ma c'è il marito. Davvero? Dormirà fuori il marito. No! Ecco, Fernando. Grazie. Vieni, Paco, è pronto da mangiare. Devo imparare a scrivere, Fernando.
Per comandare bisogna saper firmare, scrivere. Quelli come te devono anche saper mangiare. Fermo, Cipriano. E alza le mani. Al comando, ti vogliono vivo. Portatelo fuori. Su, muoviti, avanti. Hanno preso Cipriano. A cavallo! Che cosa possiamo fare? Lo ammazzeranno. Dobbiamo aspettare che si allontanino.
Jesus. Tu quanti figli hai? Tre, tutti e tre maschi. Tre. Io non sono tornato per fare la guerra. Nessuno di noi la vuole. Nessuno. Ma è tempo. Ma è tempo di avere anche noi la libertà. Dobbiamo riprenderci la terra, difendere le nostre case. Dobbiamo proteggere le nostre famiglie, anche se questo ci costerà la vita. Se Cipriano sarà ucciso, Ramirez sarà morto inutilmente. Arrivando. Bene. Vamos, hermanos. Abbiamo uomini e armi. E ora è tempo di agire.
No, Fernando. Non è possibile. Non sono nato per fare quello che fai tu. Io faccio a modo mio. Sì. Però c'è dell'altro ora. La nostra gente aspetta che noi la aiutiamo, la guidiamo. La risparmiamo da una morte inutile. Ricorda Ramirez. Era amico tuo. È colpa tua, Fernando. Hai portato male a me e ai miei compagni. Sei un pazzo. Siete tutti pazzi! Sei un vigliacco, Cipriano. Soltanto un vigliacco. No, Paco. Qui siamo liberi di fare quello che vogliamo. Un bandito, soltanto un bandito. No, Paco. Quando si vive come viviamo noi da anni, tutti possiamo diventare come Cipriano. Mexicanos! Tu! Tu e tu! Voi tutti siete la spina dorsale del Messico. E ora, amigos, è venuto il nostro momento. Dobbiamo reclamare il nostro diritto. Cominceremo da Don Enrique. Stanotte distribuiremo le armi e domani ci troveremo tutti qui, con sole alto, d'accordo? Sì, buono! Bueno! Bueno. Bueno. Hasta mañana! Hasta mañana! Adiós! Amigos. Colpirò Don Enrique nel suo bene migliore. Prima di Fernando, a modo mio.
gli porterò via la figlia e vorrò molti pesos. Alla facenda! Ma sono quattro straccioni. Non direi. Quel Fernando ha fegato e sta reclutando uomini per colpirci in tutti i modi. Abbiamo di che difenderci, mio caro. L'esercito, la polizia, i nostri guardiani. E poi, che cosa vogliono da noi? Già, che cosa vogliono? Devi fare qualcosa, amico. Dì a Don Enrique che io, Cipriano, per conto di Fernando, ho preso in prestito la figlia. 10.000 pesos vogliamo. Muoviti, via! Voglio tutti i peones nel piazzale. Tutti dovranno essere impiccati se non riavrò mia figlia. Tutti! Questo Fernando dovete scovarlo. E subito! Muoviti! Avrai sete.
Mi dispiace per la tua situazione. Bevi. No. Cercherò di farti scappare. Ti ricompenserò. Ti farò avere molti pesos. Ma no, non lo faccio per questo. Consuelo, portami da bere. Va bene. Avanti. Muovetevi. Avanti. Camminate, su. Cammina. Senti. Da questa parte, via. Andiamo. Su. Muoversi. Su. Via. Avanti. Avanti. Camminate. Avanti i primi cinque. Cinque. La legge del Signore. Io conosco la mia legge. Maria Carmen è mia figlia e mi è stata portata via. Ma questa gente non è responsabile. Ehi, Hernandez! Bisogna avvertire gli altri. Vi ho portato le armi. Appena saranno qui gli uomini di Trujillo, raggiungeremo Paco e tutti gli altri. Fernando! Fernando! Sì, Miguel. Che passa? Don Enrique. Don Enrique. Don Enrique cosa? Sta impiccando la nostra gente. Dice che tu e Cipriano avete rapito la figlia per 10.000 pesos. Cipriano! Thank you.
Troveremo vostra figlia, don Enrique. Molti soldati stanno perlustrando la zona. Continuate le impiccagioni! Avanti! Via! Via! Piccato! Muoviti, tu! Avanti! Via! Chi sei e che cosa vuoi? Non potete continuare a uccidere questa gente. Che hanno preso vostra figlia vi stanno osservando. Sei venuto a prendere 10.000 pesos? Impiccate anche questa carogna! Non sono stato io a rapire vostra figlia. Ma se ucciderete un altro peone, vostra figlia morirà. È un avvertimento questo. È un bandito. Me ne occupo io. No, tenente. Fernando non è un bandito. È meglio ascoltarlo. Liberate subito questa gente. E io vi riporto vostra figlia. Tempo 2 ore. Poi saranno impiccati tutti. Voi andrete con lui. Consideratelo in stato di arresto. È meglio che vada solo. Non mi fido. Il suo cavallo. E niente scherzi. Il tuo amico Fernando è con loro. È lui che li ha portati qui. Non è vero. Guarda. Thank you.
maledetto proditore! Giù, forza, chiamo! Fermi, fermi! Dove andate? No, fermatevi! Non può essere! Fernando è amico del Messico! Vieni qui, bella! No, lasciami! Lasciami! Lasciala, Cipriano! Lasciala! Che cosa vuoi? Vattene! Lasciala, o t'ammazzo! Hai sentito? Allontanati da lei! Non è della nostra razza. È una donna. Vattene. Togliti di mezzo. Mettetela nella buca. Svelti. Cipriano! Devi consegnarmi la ragazza. Non aspettavo te, Fernando. Sei un vigliacco. Se vuoi che resti in vita, vieni a prenderla. Vieni a prenderla. Solo. Solo, altrimenti i cavalli calpesteranno la sua testa. Non hai coraggio, amico? Andrò solo. E che nessuno spari se vogliamo la ragazza viva. Fermati! E ora scendi! Ho detto scendi! Verso i miei uomini! Questo che volevi da me, Fernando? Io volevo che tu fossi un uomo. Io sono un uomo. Thank you.
Papà. Figlia mia. Mettete in libertà i peones. E tu, Fernando Tamayo, sei libero. Libero di lasciare il Messico e di ritornare nel Texas.